dice e chiude la pratica per il qui c'è stato un gravissimo errore di Leali, una papera di Leali incredibile sul gol di Strizzolo, eh? Palla gli è passata sotto le gambe, un cross sembrava bloccato, dunque non si è presentato nel migliore dei modi Leali, eh? C'è da dirlo. Fausto, no, Leali. Fausto Leali, mi manchi. Mi manchi. Sicuramente non lo canteranno questo motivetto, no, i tifosi del Frosinone. Visto l'esordio, insomma, per adesso del... Intanto il Villarreal anche sta giocando ed è in 10 uomini al 31esimo del primo tempo, no, contro il Betis. No, cioè forse no. Forse no, c'è stata... Invece sì, è espulso Daniele Bonera. Daniele Bonera. Ma quel Bonera? Quel Bonera titolare col Villarreal, non lo sapevi? Non segui il calcio spagnolo? No, non lo seguo, come non seguo molto il calcio. Beh, spagnolo, Bonera dovresti seguirlo, secondo me è un giocatore che porta l'esperienza italiana, sì, e la, ragazzi, classe nel mondo. Adesso quanti anni ha Bonera? Parliamoci chiaro. Ne avrà 38, 39. 38 dovrebbe. 36 è dell'81. E ce l'ha e gioca titolare col Villarreal, esattamente. Ed è stato espulso dopo che... Ma in questo momento, ragazzi, scusate il silenzio, ma tutte le mie certezze sono cadute. Se togli squadre come il Real Madrid e il Barcellona e l'Atletico, è anche uno dei migliori difensori della... a livello di rendimento della Liga, no, togliendo, però... togliendo i vari Piqué, Sergio Ramos, sì, e compagnia cantante, insomma. Le riserve di Piqué, Sergio Ramos, mi verrebbe da dire, ma... Nel ma senso... forse no, intanto Cipsa ci regala un po' di sé... Un po' di sé, ma che bella questa espressione. Ci regala un po' di sé perché diciamo un po' di sé. Che ha partorito un bimbo, no, dalla sua dal suo piedino, no, dalla sua boccuccia, avendo insomma avendo provveduto all'irrigazione del terreno di gioco. Vabbè, questo, certe cose è meglio metterle, esatto. Ah, ma per corrette, esatto, come non seguire Daniele Bonera. Sì, peraltro è stato uno dei protagonisti della vittoria del Villarreal al Bernabeu. Così, capito? Di qualche per dire, così per dire. Sì, sì, così, certo. Un giocatore che ha vinto trofei. Sì, cioè, decisamente. No, adesso non lo sto certo sminuendo, semplicemente non sapevo che giocasse ancora. In cittadella straborda, possiamo dire, a Perugia, con il Perugia con l'uomo in meno anche piuttosto sfiduciato. Vabbè, straborda adesso, alle ossa grandi, non è che... No, vabbè, straborda in senso, figurato, possiamo dire. Okay. Tanto ecco, vabbè, la Cremonese prova anche a raggiungere almeno il 2-3 contro la Provercelli, che ricordiamo era passata in svantaggio, ma poi è riuscita a farne 3 di gol. Quindi davvero una gran rimonta questa. Ci sono diversi risultati che insomma stanno sorprendendo. Forse il più sorprendente è proprio quello di Cremona. Sì, anche quello di Novara. Infatti il Provercelli sembrava... Ma il Provercelli la penso Provercelli, che lo vada no, perché a ho confuso, volevo dire un'altra cosa. La Provercelli comunque era stato in difficoltà nelle ultime partite e invece si è anche per quanto riguarda il reparto difensivo che faceva nelle precedenti giornate acqua da tutte le parti, invece ha trovato comunque, sembra, una quadratura per quanto riguarda questa partita. In Germania intanto c'è stato il gol dello Stoccarda che va così a pareggiare il gol di Origi al 24esimo. Vi informerò tra un po' sul marcatore Mario Gomez. Mario Gomez quindi torna alle origini, diciamo, mette dentro il pareggio per lo Stoccarda. Un giocatore che probabilmente ci si aspettava di più da lui, dalla sua esperienza in Serie A, però comunque diciamo ha fatto vedere in molte occasioni di essere un attaccante che con un po' di problemi fisici, ma sì, diciamo, di saperla buttare dentro. Quella Fiorentina è stata veramente sfortunata, molto sfortunata tra Giuseppe Rossi e Mario Gomez. E, no, comunque volevo fare un ultimo flash su... Comunque il Venezia ha anche un risultato parecchio sorprendente. C'era una partita che doveva essere equilibrata, ma il Venezia sta tenendo il 3-1 anche con l'uomo in meno. Sì, è vero, anche quello è un risultato che sicuramente non ci aspettavamo, soprattutto per come è arrivato, perché 3-0 secco alla fine del primo tempo per... Esatto, praticamente chiusa alla fine del primo tempo. Abbiamo anche il pareggio dell'Hertha Berlino, scusate, sull'Hoffenheim. Vi informeremo sull'autore del gol a breve. Va bene, intanto come mi suggeriva Valerio, insomma, rimangono pochi minuti che potremmo dedicare, perché no, al fantacalcio, visto che si è chiuso
il mercato, visto che si è chiuso il mercato, visto che potremmo anche insomma, ci sono anche le aste di riparazione, non so chi l'ha fatte, un Flash, mentre loro fanno la fusione Dragon Ball, insomma, una fusione che è stata oggetto dell'esultanza di Donnarumma e Caputo la scorsa settimana. Comunque, per tornare al fantacalcio, così, diciamo, gli ha portato bene. Vi voglio chiedere, d'amblè, qualche colpo fantacalcistico per l'asta che consigliereste, se qualcuno ci ascolta ancora non l'ha fatta? Zemaili. Io vorrei prendere il signorino dal Verona, Kin, adesso che Pazzini se n'è andato a Levante. Non credo. Kin, io ho detto lo vorrei, non lo consiglio, però non avevo persone da consigliare, quindi stavo parlando delle come mie idee. Come, non avessi Changi Zunder? No. Tanto cioè, sei rimasto infortunio. Svincolato da voi Barak, Barak per Domenici, un giocatore che ha fatto comunque... Che ha fatto comunque gol in questa prima parte di stagione. Domizzi è caduto malissimo. Più che altro è caduto malissimo, ma collo. È anche gravato, cioè ha anche sopportato il peso di un altro giocatore del Bari. E tanto sì, il Foggia continua a vincere. Siamo arrivati anche nei minuti di recupero. Di un po' tutte le partite che stanno comunque finendo. I risultati non sono cambiati, anche se c'è un Parma che sta attaccando, ma l'azione viene fermata per fuori gioco, veramente piuttosto banale, piuttosto stupido, insomma, come si fa a trovare in fuori gioco Baraglie che non rientra, stava sulla fascia e dunque fa sfumare questa azione. D'Aversa lo vedo un po' sconsolato. Se potessi consigliare un acquisto ai presidenti di Serie A, consiglierei Cristian Atsu del Newcastle, veramente secondo me è un grande giocatore. Potevano pensarci prima. La chiude il Frosinone 3-0. Newcastle che è in un grave 3-0 periodo della sua storia, Frosinone, però. Che è entrato Citro poi, tra l'altro, al posto di Dionisi. E ha segnato lui? Vediamo un po' adesso. Vediamo un po', la chiude. No, ha segnato Cipsa, proprio lui, cioè, che dopo ci ha regalato, essersi liberato di un peso non indifferente. Di un peso va così a timbrare. Esatto. La definitiva vittoria dopo del Frosinone sul Pescara. E ha fatto anche un gran gol, mi sa, Destro da fuori aria, si è coordinato molto bene col destro da fuori aria, il ramen rimane equilibrato al Cipsa. Momento giusto. Ramen va bene. Ottima coordinazione, tiro al volo, 3-0 Frosinone. Anche suo figlio, Pescara, già lì sul terreno di gioco, sarà molto contento per il gol del paparino. Con che il finalmente Pescara si blocca, quindi... non era da poco. Ma non penso fosse da poco, comunque. Vabbè, sì, sicuramente uno. E intanto accorcia la Cremonese, Accorcia la Cremonese 2-3 al 93esimo, non so quanto. Del clamoroso Alcibali qui. Eccolo qua il gol della Cremonese. Con Cavion. Michele Cavion. Su calcio d'angolo, mi sembra. Credo, sì. Non lo so, vediamo. Cavion è no, su cross sempre dalla tre quarti, la palla va in mezzo, c'è stata una sponda e poi Cavion... Sulla respinta sulla del respinta, portiere. Sì, sì, perché praticamente questo traversone dalla tre quarti era andato sul secondo palo. E un giocatore della Cremonese non ho riconosciuto, aveva tirato al volo, il portiere della Provercelli aveva respinto e Cavion si è fatto trovare pronto sul tapin, quindi Cremonese che accorcia le distanze. Sì, credo Brighenti avesse tirato, Cavion si è ribattuta. Probabilmente sì. Tanto due finali, i primi due finali sono quelli della Rechi tra Salernitana e Carpi, ha vinto il Carpi 2-1 e si chiude anche a Frosinone, dove il Frosinone liquida gli uomini di Zeman del Pescara per 3-0. Bene. Da seguire gli altri campi, anche perché eccezion fatta per Perugia e Venezia, sono tutte partite che con un gol, insomma, potrebbero cambiare la loro storia. Sì, anche adesso appunto a Cremona abbiamo visto anche... Sì. Sì, forse a Foggia anche sarebbero speranze per l'Avellino, che però ricordiamo gioca in 10, quindi sì, sicuramente... un po' comunque sconta questo problema, diciamo, di giocare con un uomo in meno. Va bene, quindi insomma le partite stanno finendo adesso. Provo a attaccare però la Cremonese, che
sì, forza della disperazione. Sì, ormai cerca di agguantare questa partita. Il miracolo del portiere Pigliacelli. Roma, finita a Foggia intanto. Sì. Finisce a Foggia. Foggia ritrova la vittoria interna. Caso strano, no? Quando non ci sono i tifosi. Così, esatto. I maligni potranno... I maligni, esatto. Intanto qui Pigliacelli si è salvato, poi si è preso anche uno scarpone in faccia. Finisce anche a Brescia, dove il Brescia riesce a guadagnare i tre punti. Finisce anche a Cremona, dove la Cremonese cade in casa. Nonostante contro... avesse poi segnato poco fa, non riesce a guardare il pareggio. La Cremonese cade contro un'ottima Provercelli, che insomma fa un ottimo passo in avanti verso la salvezza. Ne sta per fare un altro di passo avanti anche l'Ascoli, che sta vincendo a Novara. Importante ancora questa gioca, vittoria. Sì. Se dovesse poi concretizzarsi. Se dovesse sì concretizzarsi, dovrebbe mancare veramente poco, questione di secondi. Di attimi, sì. E quindi tra domani e lunedì ci sono Ternana e Virtus Entella, sì, che Cesena Ternana finale, finisce qua a Novara. Ecco, l'Ascoli pure rimane, se non erro, all'ultimo posto, ma sì. Mancano i finali da Perugia e Venezia. Perugia finisce in 9 la partita, ecco. Un altro espulso tra le file del grifone, Gonzalez. Gonzalez. Ma è Alvaro? No, non è il Tata? No. Quindi niente. Finisce anche a Venezia, nonostante, un po' così, nonostante l'espulsione di Litteri, il Venezia guadagna altri tre punti, strapazzando il Bari. Dunque si gioca solo a Perugia a questo punto, dove si sta possiamo perdendo tempo. Possiamo dire crisi Bari. Crisi Bari, sì. Sì, a questo punto sì. Arriverà secondo te, diciamo, Un cambio in panchina, sì, un qualcosa comunque di importante. Secondo me ancora no, si aspetterà. No, infatti, anche secondo me comunque Bari è una piazza particolare, ma secondo me grosso comunque può far bene. Ricordiamo che la vittoria manca dal 16 dicembre, dall'1-3 contro il Perugia. Poi sono arrivati 3 pareggi e le ultime 2 sconfitte, peraltro molto pesanti, perché 1-3 contro il Perugia, che è il risultato che poi il Perugia 7 gol incassati a fronte di uno solo segnato, che oggi risultato che oggi sta condannando proprio lo stesso Perugia. Ma quindi non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a vedere com'è finita questa giornata di Serie B. Ormai sì, è questione di manca, attimi anche a Perugia, anche a Perugia, ma Perugia 5 di recupero più 30, si può cominciare a ripetere le partite poco, possiamo sì andare in sede di commento. Sì, esatto. Vai tu Valerio a ripeterci i risultati. Esattamente, allora partiamo da Brescia, dove al Rigamonti le rondinelle hanno battuto 2-1 il Parma. È finita anche in questo momento al Renato Curi, dove il Cittadella ha vinto 3-1 sul Perugia. Dicevo, torniamo a Brescia, dove il Brescia ha battuto per 2-1 il Parma, con la doppietta di Ernesto Torregrossa intervallata dal gol di Fabio Ceravolo. Dunque vittoria importante per il Brescia, dopo andremo anche a vedere la classifica, insomma li proietta in zone interessanti. Vittoria di tutt'altro senso, ma con un grande spessore, quella della Provercelli allo Zini di Cremona per 3-2. Padroni di casa che erano passati avanti con Scappini, poi raggiunti, raddoppiati e triplicati da Castiglia e dalla doppietta di Germano e di Cavion, il gol a tempo scaduto che insomma ha reso meno amara la sconfitta. 2-1 del Foggia allo Zaccheria a porte chiuse contro l'Avellino. Anche qui è successo di tutto: ospiti in vantaggio con Asensio al decimo, poi pareggio di Nicastro al 35esimo, 10 minuti dopo c'è un calcio di rigore per il Foggia e conseguente espulsione di D'Angelo, ma Mazzeo tira alto. Proprio Mazzeo però al 68esimo segna il gol che regala i 3 punti ai pugliesi. 3-0 invece secco del Frosinone, che si conferma capo della classifica, il capo banda, con 3 marcatori diversi, ovvero Ciano, Terranova e Cibsa nel recupero, tutti nella ripresa. Dunque Pescara anche che non riesce a trovare una continuità di risultati, insomma anche Zeman forse non è così al sicuro sulla sua panchina. Altra vittoria importantissima e a sorpresa, quella dell'Ascoli, che batte il Novara e spugna il Silvio Piola. Anche qui i padroni di casa erano passati in vantaggio con il nuovo acquisto Puskas, salvo poi essere raggiunti già all'interno del primo tempo in 4 minuti, prima da Buzzecoli e poi da Monachello.
A Perugia il Cittadella passa per 3-1 nel finale, anche la seconda espulsione del Perugia, che aveva visto già